quest'altro strettoio invece si utilizza, è molto utile nelle situazioni di sporcizia, presenza di fluidi, polveri, per cui qui la vite è protetta. Okay. Non si rischia mai lo schizzo di saldatura, piuttosto che appunto è tutto protetto. C'è un sistema a doppia sfera interno che va in pressione sul cappuccio, e anche questi strettoi qui sono molto molto prestanti a livello di forza di serraggio. L'abbiamo sia sulla sezione nervata, come questa qui, sia invece sulla sezione asta piatta. Ok, una particolarità, sto vedendo che la parte, diciamo, di testa è tipo zigrinata, sembra? Certo, quest'asta è così perché qui abbiamo un sistema, a differenza degli altri che hanno comunque, il concetto è sempre questo. Okay? Chiaro, ok. Però in questo caso c'è questo dentello iperresistente che va ad infilarsi, ad incastrarsi in quello che è la zigrinatura presente sulla testa dell'asta. Ok, quindi evita lo slittamento. Evita lo slittamento, chiaramente. Ok, perché oltre a interferenza dovuto chiaramente che si inclina il braccetto, chiaramente c'è anche. Ovviamente tutti i strettoi hanno il fermo, in questo caso è una cianfrinatura. Qui abbiamo il chiodo di fine corsa. Ok, per evitare lo sfilamento, esatto. Chiaramente. Chiaramente. Quindi questo, diciamo che la parte dello strettoio, quindi diciamo dei due morsetti, è sempre in acciaio o è un altro materiale? No, è sempre tutto in acciaio. Okay. Assolutamente sempre tutto in acciaio. È una fusione. È una fusione. E sì, è una fusione. Ok, perfetto. E non possono essere girati? No. Quindi per fare da questo modello questo modello assolutamente no. Okay. Ci sono tante altre casistiche di strettoi componibili che possono andare sia in espansione che in chiusura, per cui in tanti casi sulla stessa asta posso montare due scorrevoli che vanno in spinta e due scorrevoli che vanno in espansione, a seconda di dove mi trovo sull'utilizzo che ne devo fare. Ho quella possibilità lì. Ok, le misure di questa gamma? Qui partiamo da un'apertura di 20 cm, okay. Quindi 200, fino ad arrivare a 3000, 3 metri. E la lunghezza del braccetto è unica o anche qui c'è possibilità di avere... Qui abbiamo lo scartamento 110 ed è unico. Ok, quindi su tutta la gamba fino a 3 metri? Fino a 3 metri, corretto. Fino a 3 metri, ok. Sia sulla sezione dell'asta nervata, sia sul modello asta piatta. Ok, quindi tu questo qui lo consiglieresti per la saldatura? Allora... Consiglieresti l'uno o l'altro o dipende, non lo so? Nel senso che dipende tanto dagli utilizzi, nel senso questo qui è molto predisposto per chi appunto sta tagliando, per cui c'è presenza di olio, di fluido, di schizzi, piuttosto che chi va a serrare in situazioni molto polverose, viene in mente la sabbiatura, piuttosto che ci sono delle situazioni dove è molto più indicato questo. Questo, così come tutti i suoi compagni, è il classico, per cui anche questo chiaramente è uno strettoio per saldatura. Questo qui è un po' più particolare perché è più adatto per tutte quelle situazioni. Ok, secondo te, quindi, a questo punto, diciamo, quindi non ci sono, diciamo, degli settori a prescindere, diciamo, di utilizzo del prodotto? No. Come forza di spinta, chiamiamola così, e sono uguali o magari... Sì, assomigliano. La sezione leggera di questo modello arriva a 800 kg di forza di chiusura, come l'altro, e invece questo arriva a 1000 kg. Intendo questo con l'asta nervata. Ok. Chiaramente salendo di sezione, sugli altri modelli si sale molto anche. Però di forza, a parità di dimensione, a parità di lunghezza di braccetto. La forza di serraggio è più o meno quella. Più o meno quella. Assolutamente. Questa vite qui non perde potenza assolutamente, anzi, sono molto molto prestanti anche questi qui. Ok.